It's a match day, guys. Sì, è proprio il giorno partita. Chiudiamo questo mese con il trofeo Berlusconi. Appuntamento questa sera alle 21 a Monza. Sfida tra i padroni di casa, ovviamente la Juventus. Diretta su Italia 1. Perché tante volte mi chiedete: ma dove si può vedere questa partita? La trasmette questa, la trasmette quest'altro. Io non sono un palinsesto vivente come voi, mi documento. Tra l'altro, su Gol abbiamo una guida sempre ben aggiornata. Quindi ve la consiglio anche per poi gli altri match della stagione. Quindi Italia 1, appuntamento alle 21 per Monza Juve. Oggi farò due video di giornata. Questo, ovviamente, poi assieme analizzeremo quella che sarà stata. Quello che sarà stato l'esito della seconda amichevole precampionato dei ragazzi allenati da Max Allegri. Allora, doppia notizietta: Paolo Dybala non ci sarà questa sera perché ha iniziato a fare qualcosina con il gruppo. Ha avuto questo piccolo problema alla coscia sinistra. Nulla di preoccupante, per precauzione è stato tenuto fuori contro Cesena e per precauzione verrà anche tenuto fuori. Questa sera rimane la continassa, segue un programma personalizzato. Alle volte è meglio fare un buon allenamento tra le mura amiche, anziché poi prendere parte a una trasferta dove non sei al top, dove magari vai anche a rischiare. Ecco, vietato se veramente rischiare, soprattutto sul fronte Dybala, perché la Juve non ha potuto goderselo nell'ultima stagione per circa 3 mesi. Ora c'è bisogno che Dybala faccia un bel precampionato per poi arrivare alla prima sfida dell'Elite Nostrana a Udine in una buona condizione, accettabile, e soprattutto poi ci vuole anche quella famosa firma, ma ne parleremo in questi giorni perché sta per terminare poi la quarantena del suo agente che è a Torino, Jorge Antun, e quindi in settimana sicuramente poi ci sarà un incontro con i dirigenti della Juventus. Non ci sarà questa sera anche molto molto probabilmente Cristiano Ronaldo, perché? Perché seguirà anche lui un programma personalizzato, è rientrato lunedì alla Continassa. Cristiano Ronaldo comunque si deve anche gestire e credo che la parola gestione debba rappresentare poi la chiave di lettura principale di questa annata per Cristiano. È impensabile che Cristiano giochi tutte le partite, Cristiano deve essere dosato. E in qualche modo bisogna farglielo capire, credo che Max Allegri in sede di presentazione bis abbia esposto molto bene il suo concetto. Cristiano deve diventare un valore aggiunto. Se lo spremi per 50 partite stagionali, rischi anche non di diventare un problema, perché stiamo parlando di uno dei giocatori più forti della storia. Ma quando contano le partite, quindi nei match indelebili di un'annata calcistica, occorre che Ronaldo sia al top di gambe e di testa. E nell'ultima stagione credo che invece sia stato spremuto oltre misura, anche perché concretamente non c'erano alternative. Basti pensare che per lunghi tratti dell'annata la Juve si è affidata anche alla coppia Kulusevski-Ronaldo. Quindi, vabbè, lasciamo perdere, non bisogna guardare dietro, ma sempre in avanti. Questa è una legge calcistica, ma in generale di vita. Quindi Ronaldo rimarrà a Torino molto probabilmente per seguire un programma personalizzato. Idem con Patate, Paolo Dybala. La domanda che vi farete è: ma chi giocherà? E non è che sia così in grado di dirvi quale sarà l'11 che questa sera prenderà parte al trofeo Berlusconi contro il Monza, anche perché l'abbiamo visto contro il Cesena. Parliamo di unità sperimentali. È vero che c'è qualche big in più, basti pensare poi allo stesso Merih Demiral, no? Che era da poco arrivato per l'amichevole contro il Cesena. Magari questa sera partirà titolare. Tutti gli altri big, poi oggi in mattinata uscirà anche la lista dei convocati della Juventus, dovrebbe partire. Quindi parliamo di Matthijs de Ligt, quindi parliamo di Dejan Kulusevski, quindi parliamo di Adrien Rabiot. Ovviamente quelli che avete visto ieri nelle mie immagini, no, ovvero Alvaro Morata e Rodrigo Bentancur, rimarranno anche loro alla Continassa per iniziare a fare sul serio, perché si sono aggregati proprio nelle ultime ore al gruppo. Quindi qualche big in più c'è, qualche possibilità quindi di farsi un'idea un po' più concreta anche sulle idee di Allegri anche, però non aspettiamoci nulla di speciale, né per quanto riguarda i ragazzi allenati da Giovanni Stroppa, chiamati a dominare la Serie B dopo che hanno fallito la missione promozione in Serie A, pur avendo uno squadrone nell'ultima stagione, addirittura eliminati ai playoff. E non dobbiamo nemmeno poi anche aspettarci chissà che cosa dalla Juve, che ha lavorato tantissimo, già ve lo preannuncio, ha caricato molto, perché poi serve la benzina, per quando, ribadisco, la stagione inizierà a scottare. Mi è arrivata una voce che potrebbe partire titolare Brighenti, non lo so, ve la butto lì. Di solito
credo che il sottoscritto abbia tantissimi difetti, ma nell'arco della stagione sapete che sulle formazioni, bene o male, ne veniamo sempre a capo. Mi sono detto che Brighenti questa sera potrebbe partire titolare. Se così fosse, tra l'altro, è un ex, perché la Juve, per prendere l'Under 23, lo aveva proprio preso dal Monza. Quindi, se così fosse, magari affiancato da Kulusevski, chiaro, stiamo parlando di un giocatore che farà parte della rosa della prima squadra, però evidentemente Allegri questa sera vuole provare a studiare un assetto che abbia dall'inizio una prima punta che si abbia di lavorare nella squadra, cosa che sa fare molto bene Brighenti, che è un giocatore, ovviamente relazionandosi per la categoria, molto tecnico, ma che al tempo stesso dia anche punti di riferimento. Profondità. Vi posso anche dire che dovrebbe partire con la squadra Luca Pellegrini, che era stato tenuto a riposo contro il Cesena, perché lui rientra da un brutto infortunio con il Genoa, quindi sta seguendo un programma anche lui personalizzato, alternandosi con il gruppo, però questa sera dovrebbe esserci anche lì a Monza. E tra l'altro, se dovesse giocare, per lui diventerebbe anche un test molto importante, perché, come vi ho detto nei giorni scorsi, l'idea della Juve a livello di dirigenza sarebbe quella di tenerselo Pellegrini per fargli fare il vice Alessandro. Però il verdetto sovrano verrà emanato da Max Allegri, che sostanzialmente credo che tra Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio dovrà decidere a chi affidare le chiavi del ruolo vice Alessandro. Vediamo un pochettino, chiaro che queste sono belle occasioni, no? Ora, Barcellona, e poi ci saranno altri due amichevoli, c'è questa possibile amichevole di cui si parla tanto il 14 agosto, non confermata ancora, eventualmente tra Juventus e Atalanta, sarebbe un amichevole extra lusso, no? Cioè, sarebbe una bella amichevole. Quindi, comunque, per questi giocatori che sono in bilico, o che comunque sono chiamati a scalare le gerarchie, ci sono dei test molto molto importanti, dovesse veramente vietato fallire. E Luca Pellegrini comunque oggi partirà con la squadra per Monza. È arrivata in tarda serata ieri anche l'ufficialità del prestito di Gianluca Frabotta al Verona, e quindi la Juventus comunque in una settimana è riuscita a piazzare momentaneamente due esuberi, ovvero Marco Piazza e Gianluca Frabotta. Piazza finito al Torino, sono operazioni che spostano poco se non gli ingaggi, perché quello del Verona, quello di Frabotta lo pagherà interamente il Verona, così come quello di Piazza. Se l'ha collato totalmente il club di Urbano Cairo. Ieri abbiamo fatto anche punto la situazione su Manuel Locatelli, l'incontro, il contatto che c'è stato tra le due dirigenze, tra Juve e Sassuolo, non ha portato ancora tanto agognato accordo. Vedremo se oggi, domani, dopodomani, quando sarà, ci saranno nuovi contatti, auspicando in chiave bianconera che possano essere anche positivi, auspicando anche in chiave Sassuolo che possano portare poi una cessione da 40 milioni, perché il nodo è sempre quello: il Sassuolo è anche pronto a fare un passo verso la Juve con la formula del prestito, ma vuole garantito poi un esborso da 40 milioni. Quindi la palla passa nuovamente alla Juve, però vediamo un pochettino. E nulla, ragazzi, questo è un pochettino l'hype del pre-gara di questa sera tra Monza e Juve. Ricordo, appuntamento alle 21, diretta Italia 1, e se ti fate Juventus, dai, che ci stiamo avvicinando comunque alle settimane calde di un mercato che non esiste, ma vogliamo credere che possa anche esistere per darci una speranza, perché la vita senza speranza non ha motivo di esistere. Quindi iscrivetevi al mio canale YouTube, accendete la campanella e mettete like ai miei contenuti. Un abbraccio e a dopo.